del Partito Comunista che era nelle vostre intenzioni. Quindi, cosa ne pensate del problema di cui si discute in questi giorni, della governabilità del Paese intesa come modifica le regole del gioco, non ultima l'ipotesi sollevata poche settimane fa dal Presidente della DC Piccoli di modificare la legge elettorale per rendere più governabile il Paese? Ecco, gradirei una risposta. Sì. Io vorrei subito rispondere a quest'ultimo punto, cioè alle proposte fatte di modificare il sistema proporzionale per accentuare la possibilità di rendere operativo, operante un esecutivo attraverso premi di maggioranza, per essere semplici. No? Ecco. È evidente che qui non ci sono problemi di scandalo teorico. Il sistema britannico, che è un sistema, un collegio uninominale, non è che sia un sistema antidemocratico, però stiamo attenti, quando si passa da un sistema proporzionale, seppure non perfetto, come il nostro, perché i piccoli partiti hanno bisogno di molti più voti per avere un deputato che non i grandi. La Democrazia Cristiana elegge la gente con metà dei voti che eleggeremo noi, è vero, ma questa è un'altra questione. Quando si passa da un sistema proporzionale a un premio di maggioranza, che è un'operazione politica che a nostro giudizio è inaccettabile, cioè è un'operazione politica, è vero, la quale tende a consolidare il potere di chi ce l'ha e a bloccare l'accesso a chi non ce l'ha. Ed è quindi un'operazione antidemocratica con la quale noi, verso la quale noi ci opporremo in ogni modo. Sul problema della governabilità, sul problema più generale della governabilità, se ho ancora un attimo di tempo, vorrei dire questo: io credo che la governabilità del Paese è stata gravemente compromessa dalle illusioni che, mettendo il 90% del Parlamento, della rappresentanza del Parlamento nell'esecutivo o attorno all'esecutivo, nella maggioranza di governo, il rapporto col Paese fosse risolto. Cioè praticamente si avesse il controllo delle tensioni sociali, delle contraddizioni, dei contrasti del Paese. Tutti attorno a un tavolo. E non è vero. È vero, ci sono delle linee diverse. Quando le linee sono diverse, e ci sono linee progressiste, linee conservatrici, linee di destra, linee di sinistra, chiamiamole come vogliamo, e li mettiamo tutti dentro una maggioranza, o abbiamo lo scasso o abbiamo la paralisi. La maggioranza del 90% ha servito a far cadere non solo il governo ma anche il Parlamento. Questo ci dà un'idea un pochino di che cos'è l'ingovernabilità. Ecco, io sono convinto che la governabilità del Paese diventerà infinitamente più facile il giorno in cui ci sia una chiara linea di opposizione, netta e chiara linea di opposizione. E dal punto di vista delle forze che sono rappresentate dall'opposizione, anche i risultati pratici saranno maggiori, come dimostra tutta la storia italiana, che le conquiste maggiori si hanno dall'opposizione. Io mi riservo al secondo. Molto bene. Turno. Allora, Remigio Cavedon, del Popolo, che è il quotidiano della Democrazia Cristiana. Lo so. Grazie. Non lo dico per me, è chiaro. Si aspetta cose per me. No, volevo tornare sul problema del tipo di opposizione che lei aveva affacciato. E così vorrei ritornare su quella polemica a proposito del vostro cartello. Mi pare che Marco Boato l'abbia definita recentemente su Lotta Continua, se non erro, una operazione di pirateria politica, ma questo è un problema tra voi, voglio dire, non è un problema che ci riguarda. No, il problema che secondo me è quest'altro, che è stato affacciato anche dal PDUP. Nel periodico di questo del PDUP, Compagni e Compagni, se non erro si chiama, del 23 aprile, il vostro cartello elettorale è stato attaccato con una sprezza eccezionale, perché si criticava il comportamento di Democrazia Proletaria perché non avrebbe consentito un dibattito sereno sulle proposte dei sindacalisti per una lista della Sinistra Unita. Nel periodico si sosteneva che a questa lista e a questa decisione voi non siete affatto pervenuti attraverso un dibattito della base, che avete comunque ostacolato sistematicamente gli interventi nelle assemblee di rappresentanti del PDUP e che tra l'altro facevate della lotta degli autonomi, in particolare degli ospedalieri e dei lavoratori dell'area, la chiave di volta dell'alternativa ai sindacati confederali. Infine, per incarare la dose, eravate anche criticati perché avete difeso la violenza del movimento. Sono tutte cose che ha detto il PDUP, non le dico io. Ecco, ora abbiamo l'impressione, dalle critiche che vi rivolgono i vostri stessi amici e compagni di cordata in tante occasioni, che voi siete rimasti pericolosamente in bilico tra l'area della nuova sinistra, che esiste, che è una grossa realtà nel nostro paese, che accetta di lottare nel sistema, e l'estremismo. Se così è, ecco, arrivo subito alla domanda,
Lei ritiene, come auspica il PDUP, che sia possibile raccogliere e amalgamare a sinistra del PC un'area che non sia né riformista né estremista? Oppure non crede che questa ipotetica area sia oggi inesistente? O se esiste, pesi su di essa l'ipoteca del Partito Comunista, che col discorso di Ingrao di ieri ha praticamente occupato l'area della nuova sinistra e si accinge a riproporsi come l'unico polo di aggregazione delle sinistre? Un attimo, cari amici, se facciamo le domande troppo lunghe, non ne possiamo fare due. Invece è bene che ne facciamo due, perché sennò poi non hai la replica. Quindi proprio la parte della stessa domanda. Se non è molto lunga, invece la domanda deve essere di un minuto. Io credo di aver capito comunque il senso della sua domanda. Se c'è un'area a sinistra del PC, oppure se quest'area è egemonizzata dal PC. Scusi, volevo sapere che tipo di opposizione intendete fare, se c'è divisione a sinistra del PC. Beh, divisione c'è, è vero, perché questa si è vista, noi non abbiamo potuto fare una lista unitaria così ampia come volevamo. Io mi permetto di non rispondere alla battuta di Boato, però quello che riguarda il DUP, la smentita, si può smentire quello che scrive il DUP sul nostro estremismo, sul nostro antisindacalismo, col fatto che noi abbiamo accettato le proposte dei sindacalisti, il DUP no. Molto semplice, questo è un dato di fatto, noi le abbiamo accettate e i sindacalisti appoggiano la nostra linea, l'appoggiano nei limiti delle compatibilità in cui sono. Non sono tutti i sindacalisti, mi sembra. No, quelli, gli più autorevoli sindacalisti, è vero, che hanno proposto la cosiddetta lista di 61, che trovi qui, sono con noi, la maggioranza e i più autorevoli sono con noi, è vero, questa è la dimostrazione che quella è una cosa sbagliata. Per quello che riguarda le dichiarazioni di Ingrao, è chiaro che in periodo elettorale il Partito Comunista ha interesse a coprire tutto, è vero, tutte le aree cattoliche, le aree di sinistra e tutto quanto, le aree laiche, le aree radicali, tutto quello che si vuole. Però è chiaro che la linea che conta del Partito Comunista è questa, vuole andare al governo col partito che è il suo giornale della presenza, con la Democrazia Cristiana, questo vuole fare, è vero, questo è il suo obiettivo, questo è il suo programma. Basta dire questo per capire che c'è una posizione di sinistra. Cavedon, subito la domanda oppure dopo? No, preferisco. Benissimo, allora, Ottorino Gurgo del Giornale Nuovo. Il vostro partito si presenta alle elezioni politiche con la denominazione di Nuova Sinistra Unita. In realtà mai come in questa competizione elettorale la Nuova Sinistra è divisa. Marco Boato e Mimmo Pinto sono candidati per i radicali. Silverio Corvisieri si presenta nelle liste del Partito Comunista. Il PDUP e il Movimento dei Lavoratori per il Socialismo non hanno voluto presentare liste unitarie con voi. Ora io le domando, a suo giudizio, in questa frantumazione della nuova sinistra, esiste, e mi riferisco soprattutto al ruolo svolto dal PDUP, una ispirazione del Partito Comunista preoccupato di veder crescere una forza consistente alla sua sinistra? Ma sull'ultimo punto vorrei dire questo, dare un giudizio molto sommario, molto, se vogliamo, schematico, su PDUP, che richiederebbe un discorso più complesso. Ma indubbiamente il DUP è una formazione politica che dà molti buoni consigli al Partito Comunista, consigli che sono apprezzati, ma che non sono mai seguiti. Mentre, e devo dire con nera ingratitudine, perché i consigli del Partito Comunista sono puntualmente seguiti dal DUP immediatamente, come si è dimostrato nella questione della lista, in cui il DUP ha lavorato con noi per la lista e poi ci ha salutato all'ultimo giorno, all'ultimo minuto, avendo già le liste pronte, sue, è vero, e poi scagliandosi su di noi perché avevamo accettato noi le proposte dei sindacalisti. L'osservazione che farei circa il fatto di chiamare unita una lista che unita non è, e non è unita rispetto alle formazioni politiche, però è un tentativo di costruzione unitaria, perché Democrazia Proletaria, che è la mia formazione politica, no? Una piccola formazione politica di derivazione dei gruppi, è vero, è una formazione la quale è un pezzo di questa lista, accanto ad essa vi sono pezzi abbastanza rilevanti e presenze di sinistra dell'ambiente di magistratura, di psichiatria, di medicina, comitati di lotta e dell'area di lotta continua anche posizioni rilevanti. Io posso comprendere che sia il Popolo che il Giornale Nuovo continuino a citare Marco Boato e Mimmo Pinto, però dico, questo non esaurisce il campo, non esaurisce il campo di lotta continua. Vuoi insistere adesso oppure dopo? No, dopo. Dopo. Roberto Perugini del Gazzettino di Venezia. Sì, nel documento pubblicato nel febbraio scorso in preparazione dell'Assemblea di Democrazia Proletaria, voi fate una critica di fondo all'ideologia comunista, giudicandola debole per l'impossibilità di spiegare il conflitto sociale, forte per la capacità di criminalizzare il conflitto sociale stesso, favorendo un blocco d'ordine contro di esso. Mi pare che questa critica possa essere condivisa da chi non è su posizioni di sinistra.
Ma voi come pensate di poterla sviluppare in concreto e coerentemente qualora si realizzasse quel governo delle sinistre che in fondo auspicate e che sarebbe, mi pare, certamente egemonizzato dal Partito Comunista? Il governo delle sinistre non è per noi oggi una prospettiva immediata, è una prospettiva abbastanza remota che richiede un periodo di medio termine di opposizione efficace. Cambiereste quindi voi opinione? Voi quindi al momento opportuno cambiereste opinione o pensate che la cambi il Partito Comunista? Al momento opportuno non pensiamo che sia un'ipotesi realizzabile, pensiamo che l'ipotesi da affrontare è quella della costruzione di una linea di opposizione efficace e quindi di respingere le posizioni di collaborazionismo con la Democrazia Cristiana. Sul giudizio dato rispetto alla inclinazione del Partito Comunista verso la legge e l'ordine, no? Che è in così forte contrasto con la sua lunga tradizione per alcuni aspetti e invece si richiama ad altri aspetti di questa tradizione, soprattutto internazionale, penso allo stalinismo, non è vero? Io vorrei dire che questo è un problema aperto dentro la società italiana e aperto dentro le masse comuniste. Voglio dire che non vi è nel Partito Comunista, è vero, una vocazione ineluttabile a questi processi lì. In quel documento si denunciavano alcune tendenze che sono in corso oggi, è vero, a far valere il principio della legge dell'ordine come principio normativo della vita sociale, mentre a nostro giudizio oggi il principio da adottare è quello di affrontare i disagi sociali, gli squilibri, l'esasperazione, le disperazioni, le emarginazioni nella loro realtà e per questa via arrivare a riequilibrare la vita democratica. Bene, dopo, allora, Sandro Bonella dell'ufficio stampa del Partito Repubblicano. Io vorrei tentare di fare una domanda impertinente, se mi consente. Vorrei farle una domanda sui vostri rapporti con la cosiddetta area dell'autonomia. E cioè, voi di Democrazia Proletaria, come chiamate quelli dell'autonomia? Li chiamate compagni? Li chiamate compagni che sbagliano o li considerate squadristi? Io, su questo guardi, lei troverà in Democrazia Proletaria e anche nell'area di Nuova Sinistra troverà gente che li chiama compagni e gente che non li chiama compagni. È vero, non abbiamo dato una norma di questo genere per quello che riguarda l'autonomia, però le posso dire un giudizio complessivo sull'autonomia che forse può risolvere in termini non verbalistici il problema serio che lei pone. Vi è una divergenza categorica fra le posizioni politiche di autonomia e le posizioni nostre, cioè richiamo alla violenza, è vero, che è implicito, qualche volta esplicito, qualche volta implicito, è vero, nelle posizioni di autonomia, cioè lo smascheramento della democrazia borghese attraverso lo scontro, per arrivare poi dopo, è vero, attraverso questo smascheramento a una mobilitazione di massa, sono posizioni che non solo noi riteniamo sbagliate, ma riteniamo dannose per il movimento operaio. Tutto ciò che è violenza, per noi è un elemento, è un atto di esproprio delle lotte di massa. Noi siamo legati a una tradizione, è vero che è la tradizione socialista, comunista, del movimento operaio, delle lotte di massa. Però, detto questo, non è un però quello che dico, è uno sviluppo del mio discorso. Detto questo, noi non accettiamo che si incrimini l'opinione politica, o che si faccia passare il dissenso politico, magari anche, come dire, l'apologia o l'istigazione, è vero, per delitto, per assassinio. Quando c'è un delitto così atroce, come il delitto Moro, che ha rappresentato una svolta nella politica italiana, un punto di svolta serio in tutta la nostra coscienza, quando c'è una cosa di questo genere, non si scherza. Non si grida per 40-50 giorni, abbiamo prove schiaccianti senza dirle. A questo punto ci viene il dubbio, il sospetto molto serio che ci siano delle montature politiche. Ecco a questo punto come interviene la difesa, non dell'autonomia in quanto autonomia, ma la difesa di una possibile, è vero, contro una possibile montatura di carattere poliziesco, di carattere politico. Insisti subito? Sì, vorrei. Bene. Lei ha detto cose molto giuste sulla violenza politica. Ha detto che la violenza politica in nessun caso è accettabile. Ecco, mi consenta di tornare sulle parole di prima, ma quei militanti di Democrazia Proletaria, ai quali voi non date disposizioni, ma che chiamano compagni, quelli dell'area dell'autonomia, pensano la stessa cosa che lei ha esposto qui? Penso di sì, loro pensano che questi sono dei compagni, che questi vogliono una trasformazione socialista, democratica della società, ma che sbagliano metodo e li chiamano compagni che sbagliano. Si possono chiamare compagni o non compagni, io a questo non do nessuna importanza. Vorrei dire che io do importanza alla chiarezza, è vero, di una delimitazione di concetti, di linea. È vero, o noi pensiamo che la violenza sia una leva in questa situazione, io non so poi, fra un secolo, due secoli, è vero, la storia ci insegna che la violenza in certe situazioni è una sacrosanta leva di trasformazione della società, però in questa situazione o noi pensiamo che sia la violenza la leva di trasformazione o l'azione di massa. Noi siamo per l'azione di massa.
Però pensiamo che quelli che vogliono la violenza e che sono alimentati in questo loro sogno dalla mancanza di sbocchi devono essere aiutati politicamente, è vero, a trovare la linea dell'azione di massa, a trovare la linea giusta. Perché io credo che almeno in parte a livello della violenza di massa, non parlo della violenza organizzata delle Brigate Rosse, che sono una cospirazione di un certo tipo, ma a livello della violenza di massa, della violenza cosiddetta diffusa, è evidente che ci sono delle motivazioni che noi dobbiamo affrontare nella loro realtà. La mancanza di uno sbocco politico diventa, non c'è altro da fare che menare, non c'è altro da fare che gettare la bottiglia, non c'è altro da fare che aggredire. Noi che siamo in totale disaccordo su questo dobbiamo affrontarlo politicamente. Comunque la ringrazio per la domanda che ha fatto, che per me è stata molto utile. Corrado Martucci, del Mattino di Napoli. Ho letto nel resoconto di un suo comizio pubblicato al Quotidiano dei Lavoratori di oggi. Noi non siamo solo a sinistra del PC, siamo soprattutto diversi dal PC e dagli altri partiti. Nello stesso discorso, anche qui stasera, lei si è difesa dalla critica che viene mossa a una sinistra di non avere un programma, obiettando che Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista hanno dei programmi, ma in effetti sono tutti e tre la stessa cosa. Io le domando, ma allora gli elettori come fanno a distinguere la nuova sinistra dai partiti da cui si dichiara diverso? Soltanto attraverso il simbolo? No, noi pensiamo che in questo periodo noi siamo diversi dai radicali, no? I radicali hanno esaltato il fatto di non avere programmi dicendo che i programmi sono tutti bugiardi. Noi pensiamo che i programmi non possono essere dei pezzi di carta, ma sono delle espressioni di organizzazioni, di sentimenti, di movimenti reali. Per esempio, noi siamo contro le centrali nucleari e siamo per la ricerca seria di fonti alternative. Siamo per una politica del petrolio, intanto, perché il petrolio è che bisogna fare i conti col petrolio per molti anni, per una politica del petrolio che sia diversa da quella che viene fatta. Ma noi proponiamo questo attraverso la mobilitazione delle popolazioni interessate, è vero, a una modifica, e non solo delle popolazioni interessate sul piano ecologico, perché poi il problema della salute non è solo le centrali nucleari, ma anche l'industria chimica e l'industria siderurgica e molte altre cose, ma anche perfino attraverso la mobilitazione degli operai meccanici dei settori produttori di strumenti della meccanica elettrica, è vero, i quali oggi capiscono l'importanza anche ai fini di una certa autonomia di avere, è vero, una linea diversa, ecco, di una linea diversa da quella nucleare. Non so, per le calde, per esempio, noi pensiamo che il governo italiano, lo Stato italiano spende il 2% delle costruzioni esigue che vengono fatte, mentre negli altri paesi le costruzioni pubbliche sono del 50-60%, dobbiamo modificare sensibilmente questo rapporto. Noi pensiamo che c'è un patrimonio edilizio, è vero, inabitato, che va intanto requisito per darlo agli sfrattati. Noi pensiamo che la piccola proprietà edilizia abbia diritto di essere compensata attraverso un fondo case, è vero, perché ci sono dei piccoli proprietari di casa a cui l'ecocanone è una rovina, un fondo case che sia finanziato facendo pagare l'imposta ai proprietari di case che in Italia non la pagano, la pagano soltanto in modo simbolico. Ma questo non è un programma scritto su un pezzo di carta. Noi cerchiamo, sia pure con molti limiti, voglio dirlo molto francamente, è vero, cerchiamo di muovere la gente per questo, cioè di creare delle spinte di lotta e di incorporare, per così dire, il programma nel movimento, nell'azione. Questo è l'elemento distintivo. Elemento distintivo anche l'essere diversi e in questo campo è anche il modo che abbiamo fatto le liste è diverso, perché noi non abbiamo segreterie di partito, capi carismatici che hanno deciso i candidati, non abbiamo fatto la corsa dei grandi personaggi, i grandi personaggi non li abbiamo cercati, abbiamo cercato della gente che è l'espressione di situazioni reali. Approfitto per precisare che Vittorio Foa, che tiene la conferenza stampa, non è candidato. Quindi, ma tu ci vuole replicare adesso? Sì. E quindi praticamente voi non enunciate una strategia, gli elettori devono dare i voti non a lei personalmente che non è candidato, ma al suo partito sulla base di questi affidamenti, di questi esempi, cioè sa che voi vi muoverete così in base a delle decisioni tattiche che prenderete di momento in momento. C'è una seconda cosa, secondo me, su cui noi chiediamo i voti. Mentre questo vuol dire essere diversi, c'è anche l'essere a sinistra. Cosa vuol dire essere a sinistra? Vuol dire che noi pensiamo che la collaborazione con la Democrazia Cristiana da parte del Partito Comunista e del Partito Socialista sia dannosa e ai lavoratori e agli stessi partiti. È vero? E per questa ragione ai stessi partiti che la praticano, che l'hanno praticata.
E per questa ragione noi chiediamo, lottiamo per una politica di opposizione, cerchiamo di dilatare l'area dell'opposizione, per essere molto semplici. L'opposizione in Parlamento è minima, quasi inesistente, si riduce a pochissimo, soprattutto l'opposizione di sinistra, è vero. L'opposizione nel Paese è molto più grande, lo si è visto col referendum, è vero. Io non penso affatto a un'estensione meccanica, per carità, dal referendum al voto politico, però penso al sintomo di una differenza, è vero, fra quella che è l'opposizione sociale e quella che è l'opposizione in Parlamento. Noi lavoriamo nell'opposizione sociale per avere un'espressione politica, istituzionale, alternativa nelle istituzioni. Domenico Ghigliazza, dell'Eco di Bergamo. Sì, io vorrei riallacciarmi un po' alla domanda del collega del Partito Repubblicano di prima riguardante il terrorismo. Faccio una domanda proprio telegrafica e così a fummi cotone. Ecco, per l'esigenza di esemplificare, dal momento che sul terrorismo penso che ci voglia soprattutto molta chiarezza, la domanda è questa qui: se lei venisse a conoscenza di persone che sono coinvolte nel terrorismo, come si comporterebbe? Ah, se queste persone minacciassero la vita umana, io agirei in tutti i modi possibili per impedire che colpiscano la vita umana. Io penso che la vita umana di chiunque oggi è una cosa sacra e penso che bisogna assolutamente impedire che la vita umana sia minacciata. Mi darei da fare in tutti i modi possibili, è vero, perché la vita umana di chi è minacciato sia salvaguardata. Anche denunciando, ovviamente. Come? Anche denunciando queste persone. Anche denunciando o mettendomi, se possibile, nelle condizioni di impedirgli di agire, in ogni modo. Io non sono per l'esaltazione della denuncia e ritengo che la linea della denuncia è molto pericolosa, perché la linea della denuncia è l'incitamento a denunciare il nemico, il vicino di casa, la gente antipatica. Io sono contrarissimo all'iniziativa presa dal Partito Comunista a Torino, no? Di fare dei questionari per indicare chi, i fatti significativi, denunce anonime per giunta. Io sono però per un intervento attivo, ben deciso, per impedire che una vita umana venga colpita. Se io vedo un uomo che... Se non c'è una denuncia, non c'è nessun intervento attivo. Denunci, interventi, le forme sono molto ampie. Le forme sono molto ampie, è vero. Si può intervenire direttamente, far intervenire, denunciare, segnalare. Ci sono mille forme. Io sono per la salvezza, comunque, della vita umana. Perché questa è una condizione preliminare che riguarda tutto. Però io sono contro il meccanismo delatorio del sospetto, perché il meccanismo delatorio del sospetto è quello che porta all'incriminazione, è vero, degli innocenti. Siccome io sono stato molto tempo in prigione, ritengo che in prigione, è vero, bisogna andarci quando si è fatto qualcosa e non bisogna mandare in prigione gli innocenti. Su questo sono assolutamente categorico. Vuoi insistere? Ieri non sono soddisfatto assolutamente, perché questi qui sono luoghi comuni, perché insomma ringrazio per l'impertinenza. Passo alla seconda domanda che vorrei fare subito, anche sì, se non è una replica, dal momento che sono l'ultimo ho paura di essere bruciato dai colleghi. La faccio subito rapidamente. E cioè questa: voi in genere criticate sempre il sistema, ma non indicate il sistema. La situazione attuale, la società, ma non indicate mai niente di costruttivo. In sostanza, io vorrei che lei, in parole semplici, indicasse quale tipo di società voi avreste intenzione di instaurare, magari anche facendo prendendo come esempio un modello concreto, esistente, in maniera che noi tutti possiamo farci un'idea della vostra società. Le dico subito che io avrei preferito moltissimo non scendere sul terreno ideologico, restare sul terreno empirico, perché ritengo che oggi l'ideologia sia nemico della ragione. Questo per me è una cosa categorica. Comunque la sua domanda è più che legittima ed è importante. Io le posso dare soltanto alcune indicazioni. Primo, non credo che noi possiamo prefigurare una società senza partire dai dati di oggi, è vero, cioè dalle realtà di oggi, dai bisogni di oggi. Secondo, che io sono contro tutti i modelli. Io appartengo a una generazione che ha seguito tanti modelli. Abbiamo cominciato con il modello russo, poi è venuto il modello cinese, il modello jugoslavo, il modello cubano, il modello vietnamita, il modello algerino. È vero, questi modelli adesso ne facciamo a meno. E l'unico modello che abbiamo è il riferimento alla realtà sociale nella quale viviamo e alla ricerca della realtà sociale dei paesi, degli altri paesi. Quello è l'unico modello che noi abbiamo. Terzo, vi è qualche cosa che non funziona nei modelli tradizionali delle trasformazioni socialiste e comuniste della società? Lo statalismo. Noi riteniamo che oggi lo statalismo non significhi socialismo. Socialismo non significa dare tutto in mano allo Stato.
Socialismo significa autogoverno, costruzione di iniziativa organizzata, associativa, è vero, la quale in tutti i campi possibili, nelle dimensioni varie possibili, perché vi sono dei campi della grande industria in cui le dimensioni associative di controllo non possono evidentemente giocare come possono giocare nell'agricoltura o nei servizi, è vero, o nella pubblica amministrazione, ma un sistema nel quale la gente decida il proprio destino e non accetti tutto da un piano statale, da una burocrazia statale. In altri termini, noi non pensiamo a un socialismo come Stato, piano, a cui bisogna aggiungere un po' di democrazia, un po' di libertà, no? Noi pensiamo che il socialismo può essere soltanto quello che è costruito e continuamente verificato e fatto da chi lo fa. Detto questo, non è una cosa avveniristica, perché quello che noi cerchiamo, dico molto modestamente, molto embrionalmente, voglio dirlo con assoluta umiltà, è vero, di fare, è proprio di costruire nella società questo tipo di modello. È vero, cioè di partire dai bisogni della gente, vederli un po' al di là del bisogno immediato e vederlo collegato a elementi più, cioè a far partecipe la gente della sua costruzione. Staremo ad aspettare. Allora. Bene, basta. E lei è giovane, può aspettare, scusi. Giorgio, ritorniamo a fare il giro dei colleghi. Giorgio Rossi della Repubblica. Sì. Non le nascondo che quando sento parlare personaggi come lei, e nel personaggio in questa definizione non c'è nulla di irriverente, sia ben chiaro. No, io no, un po' rispettoso, no, ma comunque l'accetto, no? Personaggi non mi piacciono. Ma lo è. Mi spiace molto. Lo è stato a lungo, lo è. La cosa che colpisce di più è in genere che entrando un uomo come lei, di cui io ho ricordato la concretezza, perde la sua concretezza. Voglio dire, lei ha detto finora ai colleghi alcune cose. Ha detto che un'azione di governo non è possibile a tempi brevi. Da parte delle sinistre. Il Partito Comunista al governo insieme alla DC non se ne parla. La DC al governo tanto peggio. L'alternativa di sinistra, lei l'ha detto che non è ipotizzabile. Immediatamente. Cioè, probabilmente lei intende medio termine, cioè, a lungo non è ipotizzabile. Meglio, facciamo fare la domanda. Sì, chiedo scusa. Però voglio dire, però di un governo c'è sempre bisogno. Allora io le chiedo, in una situazione così grave, il terrorismo, la disoccupazione giovanile, lo sfascio in parte delle istituzioni, lei ritiene davvero che sia preferibile lasciare alle manopole del comando della cosa pubblica soltanto la DC, magari con qualche suo tradizionale alleato, dopo 30 anni di cattiva gestione quantomeno, piuttosto che tentare in qualche modo di limitare, di vincolare la Democrazia Cristiana e i suoi alleati con la presenza nel governo, alle manopole, voglio dire, dei partiti della sinistra storica, tanto per intendersi del Partito Comunista? Sì, io comprendo la sua domanda. Vorrei dire subito intanto una cosa, che io considero inaccettabile la discriminazione democristiana verso il Partito Comunista. È una cosa indegna che la Democrazia Cristiana dica io ho bisogno del Partito Comunista ma non lo voglio nel governo. Questa è una posizione assurda, irrazionale, inaccettabile. Il Partito Comunista ha diritto di governare come tutti gli altri. L'obiezione che noi facciamo è solo questa. Io cambio un po' il senso della sua domanda. Lei dice dobbiamo lasciarle fare quello che vuole. È vero, alla Democrazia Cristiana o conviene invece controllarla? Io le dico, per combatterla meglio, e l'esperienza ce lo dimostra in modo categorico, cioè, almeno per me, forse lei no, che andando nella maggioranza con lei, e per, a maggior ragione andando nel governo, con un partito come la Democrazia Cristiana che ha in mano le banche... No, mi scusi, non è esatto. Sì? Per 30 anni, per 40 anni avete fatto l'opposizione, sì, alla DC dai banchi dell'opposizione, sì. Nessuno è mai entrato al governo, parlo del Partito Comunista. No, io parlo degli ultimi due anni e mezzo, la situazione dell'ordine pubblico, la situazione della disoccupazione, è vero, la situazione sociale e quella economica è andata molto bene per i padroni, molto bene per i padroni sono andate, l'economia va, però la situazione sociale, la situazione dell'ordine pubblico negli ultimi due anni e mezzo è peggiorata proprio perché no, si è rinunciato al solo modo reale, è vero, di controllare e combattere l'egemonia democristiana. Ecco, io però voglio aggiungere una cosa. Ci sono dei miei vecchi amici e compagni comunisti che fanno un ragionamento e dicono abbiamo fatto l'opposizione per 30 anni, adesso vogliamo un po' cambiare. Io gli do ragione, però guardate,
bisogna vedere che opposizione si è fatta. Non è possibile oggi rivedere l'opposizione, farla molto più efficace anche sulla base di esperienze di governo locale, regionale, di collaborazioni nazionali, fare una opposizione molto più efficiente, è vero, anche perché quanto più dura ed efficace, razionale ed efficiente è l'opposizione, tanto meno durerà. La mia paura è che andando con la Democrazia Cristiana l'opposizione chissà per quanto tempo durerà. Ecco, io credo a combattere meglio la Democrazia Cristiana. Non lasciarla fare, combatterla meglio dall'opposizione, da un'opposizione di tipo nuovo. Questi 30 anni non è stata morbida. Non si basta, Guido Colomba del Messaggero. Lei prima ha detto che preferiva evitare la discussione ideologica e che preferisce invece riferirsi ai contenuti, ai fatti. Molto bene. E poco fa lei ha nuovamente insistito su una diversa maniera di fare l'opposizione. E in apertura aveva detto che i partiti, i grandi partiti di massa, non hanno un bagaglio in questo momento adeguato per svolgere questo ruolo. Ma io le chiedo, parliamo di contenuti, cioè voi che cosa proponete? Le accenna al problema di far partecipare i cittadini, ha fatto riferimento alle esperienze locali, regionali, io potrei aggiungerle comitati di quartiere, comunità montane, cioè gli strumenti di partecipazione in questi ultimi anni creati dalla legge 382 sono stati enormi, eppure non hanno funzionato, né mi risulta che nell'ambito della coalizione di formazioni politiche che la sua lista rappresenta siano stati fatti sforzi concreti sotto questo profilo. Ecco, io vorrei stimolarla a indicare più precisamente, visto che chiedete un voto di più funzionale opposizione, in che senso voi vi qualificate? Io le concedo senz'altro che abbiamo fatto troppo poco. E che evidentemente il tema che lei pone è un tema che è quasi tutto davanti a noi, è vero. Ecco, però vorrei dare un esempio, alcuni esempi. È vero che certi comitati locali hanno avuto una partecipazione prevalentemente formale e non sostanziale. Però io vorrei dare un esempio o due. Vi sono due problemi concreti su cui è possibile affrontare, è vero, la rottura di determinate rigidità, che sono quelle, che sono poi quelle della pubblica amministrazione, è vero, le quali sono quelle che bloccano in qualche modo anche le forme di partecipazione privata. Non solo quelle. Uno è la distribuzione del reddito e della ricchezza, l'altro è, diciamo, la distribuzione del lavoro, chi lavora e chi non lavora, questo è un problema reale, oggi può passare, ma prima o poi questo problema si pone. Distribuzione del reddito e della ricchezza. Ecco, io per esempio voglio dare un esempio, è vero, di iniziativa nella quale i miei compagni hanno avuto una parte notevole, proprio del sindacato, perché noi nel sindacato ci siamo e siamo impegnati. Le organizzazioni sindacali torinesi hanno aperto una vertenza con l'amministrazione finanziaria, individuando tutti i settori di evasione fiscale, non quantitativamente, naturalmente, ma indicando i settori dove l'evasione fiscale si determina, e invitando l'amministrazione finanziaria con una serie di proposte di riorganizzazione a uscire allo scoperto, in rapporto, al fuori, cioè uscire dagli uffici. È vero, andando in contatto con questa organizzazione di base, non sulla base delle delazioni, ma sulla base di una pressione, di un'indicazione, è vero, fattuale, per combattere l'evasione fiscale. Questo è un problema che non lo risolviamo chiedendo semplicemente al governo di fare le cose. Secondo, quanta parte dell'amministrazione pubblica e anche del settore assistito dalla società non fa un lavoro socialmente utile, è vero, cioè riceve senza dare, è colpa di questi, oggi c'è moda di dire che sono dei pedandroni, dei poltroni, non è vero niente, è vero, il lavoro socialmente utile può essere costruito, può essere fatto, è vero, cioè si può far fare, la gente che prende lo stipendio e l'assistenza può essere portata a fare un lavoro socialmente utile. Questo è il raccordo fra l'amministrazione pubblica e i movimenti e le rappresentanze democratiche, diciamo così, periferiche, alle quali noi diamo un'enorme importanza. Remigio Cavidon del Popolo. Io sono veramente stupito, posso essere un po' impertinente anch'io. Ho sentito dire che avevate un modello stalinista, avevate un modello maoista. No, ho parlato di me personalmente. Sì, l'ho fatto un'autocritica personale. Credo che sia comune comunque a Democrazia. Della mia lunga vita, ho parlato della mia lunga vita, solo sì, questo. No, ma credo sia comune anche a Democrazia Proletaria. No, Democrazia Proletaria è troppo giovane rispetto ai modelli stalinisti. No, è il Partito Comunista, i socialisti, eccetera. Comunque avete avuto moltissimi modelli, sì, da quello maoista. In Cambogia avete esaltato la prima Cambogia. Io sono un vecchio socialista, quindi sono stato anche stalinista, eccetera. Conosco perfettamente la sua vita.
e proprio per questo ne ho molto rispetto. Ma ecco, quando noi parliamo di politica bisogna anche essere, bisogna anche essere un po' realistici, bisogna anche scendere nella concretezza delle situazioni storiche in cui noi viviamo. E se avete sbagliato tutto fino adesso, voglio dire, se avete sposato tanti modelli, avete sposato perfino la Cambogia, poi vi siete accorti che neanche quello era un modello. No, la Cambogia non l'abbiamo usata. Ma la stessa, anche in Iran avevate sposato Khomeini e poi vi siete accorti che non era il partito giusto. Anche in Portogallo avevate sposato una certa sinistra e poi ve ne siete accorti. Ecco, allora dico, che tipo di credibilità possiamo avere quando voi dite che per esempio contro la violenza, io le do atto, e sicuramente lei è contro la violenza, sicuramente Democrazia Proletaria è contro la violenza, ma se noi andiamo a prendere la collezione del Quotidiano dei Lavoratori di questi ultimi 5 anni o 4 anni, non mi ricordo più, quante volte noi vediamo dire che la violenza soltanto da una parte è la violenza dello Stato, la violenza repressiva, è una violenza di destra e che le Brigate Rosse erano soltanto sedicenti. Allora che tipo di credibilità potete avere presentandovi all'elettorato se avete così tanti errori dietro le spalle? Sì, no, gli errori che lei accusa sono gli errori storici della sinistra italiana, è vero, dalla rivoluzione d'ottobre in poi, dagli anni 20 in poi. E non sono errori soltanto di questa formazione, vorrei dire che anzi queste nuove formazioni hanno messo molto in discussione i modelli. Io ho risposto ai modelli proprio a domande ideologiche, non è vero, riferendo alla mia lunga vita come una vita in cui i modelli c'erano, però i modelli rappresentavano la parte ideologica, diremo così, la parte più debole del nostro lavoro. Noi siamo stati tutti, io ho parlato dei miei modelli, ma io facevo il sindacalista, vivevo dal mattino alla sera, leggevo i problemi concreti dei lavoratori, era l'elemento ideologico, poi c'era la vita concreta, pratica, di ogni giorno. La nostra credibilità era e rimane fondata sul nostro impegno sociale. Questo è l'affidamento che noi diamo. Ma lei crede di avere fatto i conti con la civiltà odierna, con la democrazia e con, soprattutto con un paese fortemente industrializzato che è in Europa e che è nell'Occidente? Questo ve lo siete mai chiesto, che noi non siamo mica un paese dell'est? Abbiamo lottato tutta la vita proprio per sviluppare il tipo di democrazia partendo da ciò che siamo, lo studio delle di cos'è il capitalismo contemporaneo, diremo così, non l'abbiamo lasciato mica ad altri, l'abbiamo sempre fatto. Noi abbiamo posto il problema della democrazia come un problema interno al socialismo, non come un'aggiunta, socialismo uguale statalismo piano e poi ci aggiungiamo un po' di democrazia e di libertà. Ottorino Burgo, del Giornale Nuovo di Milano. Voi siete il più piccolo dei partiti italiani, usufruite perciò del finanziamento pubblico in maniera molto limitata. E d'altra parte i vostri militanti sono soprattutto giovani e sottoproletari, categorie cioè che possono contribuire molto limitatamente al finanziamento del partito. Eppure conducete una campagna elettorale abbastanza vivace e dispendiosa e disponete addirittura di 2 quotidiani, Lotta Continua e Il Quotidiano dei Lavoratori, che costano non poco. Con molta impertinenza io le chiedo, dove prendete i soldi? Ma io non posso parlare per Lotta Continua, che non è un giornale di Democrazia Proletaria, che non rappresenta la Nuova Sinistra Unita. Il Quotidiano dei Lavoratori ha appoggiato invece la lista di Nuova Sinistra Unita. Le posso assicurare, io posso dire in modo preciso che noi non abbiamo finanziamenti industriali, che viviamo malissimo, io vorrei che lei si informasse di come sono pagati i redattori, è vero, e gli altri lavoratori del Quotidiano dei Lavoratori. Tanto intanto non esce perché le paghe non sono fatte e allora non viene fatta l'impacchettatura dei giornali, la distribuzione e via dicendo. Si vive in condizioni di estrema difficoltà, si vive tutto su sottoscrizione e in parte sul finanziamento molto modesto di partito. Le posso assicurare che non abbiamo nessuna fonte di finanziamento esterna. Del resto credo che sia distinguibile questa linea dallo stesso contenuto del giornale. Roberto Perugini, del Gazzettino di Venezia, e concludiamo con questa domanda la conferenza stampa di stasera. Sì, senta poi, ho l'impressione che ci siano tutta una serie di contraddizioni in quello che lei ci ha detto finora, con molta autorevolezza, per carità, però in un primo momento lei centra tutte le critiche, oltre che sulla DC, sul Partito Comunista, poi spara a zero sul PDUP, lesina, ma non fa molte critiche sui radicali, forse perché lo temete di più, non lo so, non temete la concorrenza. Poi ci viene a introdurre l'elemento della scheda di denuncia anonima fatta a Torino per Iniziativa Comunista, che forse è una cosa che andrebbe approfondita per chi ha a cuore la libertà, perché è un elemento preoccupante. Cioè, la contraddizione che io vedo è questa: voi volete che il PC non vada al governo, in pratica, pur
costituendo questa la premessa per quel governo di sinistra che lei vede lontano, ma che certamente vedete come obiettivo. Quindi lei non vuole questo. Vuole che il PC faccia l'opposizione, ma al contempo, se fa l'opposizione come l'ha fatta per anni, elimina il vostro spazio vitale, perché effettivamente voi non avrete più un motivo d'essere. In pratica, come vi collocate, che spazio reale avete in un obiettivo, in uno spazio politico così piccolo, tra il PC, che non si sa bene quale funzione voi vogliate abbia in realtà, e il partito armato che condannate? Lei finora ci ha tratteggiato un po' la Repubblica del Sole, più che in realtà un programma e un obiettivo politico reale, insomma. Sì, lei ha giustamente detto che noi siamo presi fra il partito armato, è vero, e i partiti che gli operai che collaborano con la Democrazia Cristiana. Questo è un dato reale. Per esempio, io penso che i miei compagni del Partito Comunista abbiano commesso un errore a fare attivamente terra bruciata alla loro sinistra, anche adesso su questa questione della lista, col comportamento del DUP, abbiano commesso un errore, perché a furia di bruciare l'opposizione politica si trova poi l'opposizione armata, che non è meglio, è peggio perché l'opposizione armata porta con sé un'infinità di problemi gravissimi per tutti, è vero? Quindi, però non possiamo rinunciare ad avere un'opposizione politica. Ecco, non possiamo avere rinunciare ad avere un'opposizione che non sia armata e che sia opposizione, cioè non sia collaborazione. Noi pensiamo che questo è un dato che, per piccolo che oggi sia, è un dato che esiste nella società italiana. Io voglio dire, francamente, che se lei mi pensa che io abbia delle visioni trionfalistiche, si sbaglia. Io so benissimo che partiamo da una condizione difficile. Ma la realtà, però la realtà è importante vederla. Più di la realtà è importante vederla per cambiarla. Perché se la realtà uno l'accetta. Cambiarla come? Perché se il PC si sposta più all'opposizione, mi scusi, lei pensa che il nostro obiettivo sia quello di far valere Democrazia Proletaria e Nuova Sinistra Unita in un tempo indefinito? Il nostro obiettivo è politico, è di raggiungere un'opposizione politica. Il giorno in cui qualcuno la faccia meglio di noi, ben venga quello che la fa meglio di noi. Io oggi non lo vedo. E siccome non vediamo nessuno che la faccia meglio di noi, una opposizione politica che non sia un'opposizione armata e che non sia invece una finta opposizione, cioè una collaborazione, ben venga. Viene uno meglio di noi e ci fa fuori, perché sa far meglio l'opposizione. Questo è una cosa che va benissimo. Noi non facciamo politica per difendere un'organizzazione, facciamo politica per affrontare dei problemi. Questo, finiamo con questo? Io volevo ringraziarvi allora, se finiamo volevo ringraziarvi di tutte le domande, anche delle impertinenze. Buonasera. Finisce qui la prima conferenza stampa di Tribuna Elettorale 1979. Come avete visto, l'andamento di questa conferenza stampa è stato più sciolto, meno rigido di quello di una volta. È proprio quello che il pubblico ci chiedeva e che con queste conferenze stampa noi cercheremo di fare. Domani sera la conferenza stampa sarà tenuta dall'onorevole Magri, segretario politico del Partito di Unità Proletaria. Buonasera.